Ecco, partito. Buongiorno, sono Antonio Manzini, parlo dell'ultimo libro che è uscito, che è Gli ultimi giorni di quiete, la realtà è che per me è difficilissimo parlare di un libro che ho scritto, e mai come in questo caso, è proprio difficile. Nella migliore delle ipotesi ti sembra di o di banalizzarlo, che è triste dopo tutto il lavoro fatto, o di migliorarlo, il che è ancora più triste. Comunque, io feci tanti anni fa un film con una regista che si chiama Antonietta De Lillo, che si chiamava il film Non è giusto, ed era la vita vista dai bambini. I bambini dicono sempre non è giusto. È bellissimo, i bambini, chi ha figli, nipoti, o anche noi, se ci ricordiamo quando eravamo piccoli, diciamo sempre ma non è giusto. Il più delle volte ha ragione, perché i bambini sono basici e vedono subito se una cosa funziona o no. Infatti spesso ti chiedono, ma quella cosa che non è giusta, ma perché non la cambiate? E noi siamo lì, muti, che non sappiamo dare una risposta. Perché i motivi sono tanti, ma sono sofismi che i bambini non accettano. Se una cosa è giusta, altrimenti è sbagliata, sono a un sistema binario, no? È proprio questo il tema del libro, cosa è giusto e cosa non è giusto. Tanti anni fa incontrai un signore, in treno mi sembra, sono passati più di 20 anni, per cui non mi ricordo, mi pare in treno, che mi raccontò un fatto che visse in prima persona. Lui tornava a casa, non so se sull'autobus o sul treno, non mi ricordo, e incontrò l'assassino di suo figlio. Questo fatto mi rimase impresso, mi è rimasto dentro negli anni, finché ho deciso che partendo da questa esperienza terribile era il caso di scrivere un libro. Perché? Perché gli interrogativi sono tantissimi, sono molteplici. Non ho scritto la vita di quest'uomo che non conoscevo e che dopo questo dialogo non ho mai più visto né avevo visto prima. Perché le domande che rimangono sono talmente tante. Perché quando il dramma ti coinvolge in prima persona non è così facile trovare una soluzione. Mai come in questo caso legge e giustizia si palleggiano il torto o la ragione. E siamo di fronte, quindi ero di fronte a una storia da voler raccontare, cioè cosa può succedere nella vita di una coppia, Pasquale e Nora, se questa coppia viene travolta come da una valanga, da un fatto simile. Ognuno poi architetta le proprie risposte, perché ogni personaggio qua deve dare una risposta a questa ingiustizia, perché lo è, non c'è niente da fare. Ma anche la terza persona deve parlare, e cioè quell'uomo che ha causato questo dramma, Paolo Dainese si chiama, che è l'assassino. Anche lui ha un suo punto di vista, anche lui ha delle sue ragioni. Sono domande. Io ho voluto cercare di. Non ho potuto, non so, non sono in grado di dare una risposta. Sono in grado di fare le domande, quello sì. E ho cercato di stendere nel libro proprio i processi che ognuno di questi personaggi attua a difesa o in risposta di questo dramma. Perché tutti e tre sono costretti a una scelta. Non c'è niente da fare. Tutte e tre sono davanti a un bivio e ognuno di loro sceglie una strada diversa, una risposta diversa. Quello che il titolo vuole rappresentare, Gli ultimi giorni di quiete, sono gli ultimi giorni di quiete prima del dramma, prima di tutto ciò che accade nel libro, ammesso che questa quiete ci sia mai stata, nella famiglia e soprattutto e anche nel personaggio dell'assassino. Spero di essere stato chiaro, anche se non sono stato chiaro per niente. Infatti non voglio neanche rivederlo il video, lo mando a Sellerio perché sennò ci faccio notte. Lo rifaccio 250.000 volte. Però grazie, grazie ad ascoltarmi e grazie a dare retta a uno che si pone delle domande senza saper dare le risposte.